Tenevo molto ad essere qui, innanzitutto perché la Fondazione ha deciso di partire dalla città di Catanzaro nel suo tour che coinvolgerà altre 10 città italiane in un'iniziativa molto lodevole, perché fa sì che vi sia il diritto a alla salute per chi se lo può permettere e per chi non se lo può permettere. Qui mi hanno raccontato che spesso le persone con disagi economici non pensano alla salute degli occhi, hanno trovato anche molte persone, anche dei bambini che con delle problematiche visive molto gravi. La Fondazione aiuta queste persone a far sì che abbiano le stesse possibilità degli altri. Sì, cominciamo proprio a Catanzaro le attività 2024 della Fondazione One Sight e Siro Lux Ottica Italia, un vero e proprio giro d'Italia di 10 città in 10 mesi con la nostra iniziativa più importante, le giornate della vista, nella quale ricostruiamo una vera e propria clinica oculistica e un laboratorio ottico dedicato alle persone più fragili. Creiamo un vero e proprio circolo virtuoso della vista grazie al supporto che ci danno le istituzioni locali, come in questo caso il sindaco Fiorita che ha messo a disposizione la struttura, l'Università Magna Grecia con lo staff degli oculisti del professore Scorcia e le associazioni del territorio. Alcune già consolidati partner della Fondazione come la comunità di Sant'Egidio, altre nuove come l'Alto Commissario per le Nazioni Unite. Volutamente abbiamo cominciato da Catanzaro questo Giro d'Italia, luogo di particolari anche criticità avvenute anche solo un anno fa, per le quali quindi non ci siamo scordati di questo, e da qui inizieremo un giro che darà sollievo a circa 20.000 persone nel corso dell'intero 2024. Ma sicuramente quelle che sono più silenziose, quelle che si avvertono di meno, quindi ad esempio il glaucoma, che è chiamato purtroppo il ladro silenzioso della vista, perché le persone se ne accorgono solo quando ormai è in stato avanzato e con difficoltà a poter reagire. Qui lo staff del professore Scorcia, nel caso di individuazione di patologie oculari, prende in carico la persona e ne darà seguito con una terapia di conseguenza. Le persone che avranno avuto invece una prescrizione per un occhiale, c'è il nostro ottico che lo realizzerà, e a tutti i bambini, a prescindere che abbiano un problema o meno, verrà donato un occhiale da sole.